Buonasera, buonasera cari amici di livegp.it e benvenuti in diretta alla puntata numero 425 di Circus, il consueto appuntamento del lunedì sera dedicato al mondo del motorsport. Come sempre Marco Previtera in vostra compagnia, un saluto naturalmente anche ai reduci insieme a me della trasferta in una caldissima Misano Adriatico, trasferta che ha tenuto banco nel corso del fine settimana che si è appena concluso con punte elevatissime a livello di temperatura, però insomma siamo sopravvissuti anche a questo, ma al di là di tutto è stato un bellissimo weekend con GT World Challenge, GT4 European Series e Formula X in pista tra le altre categorie. Allora un saluto a Nicola Saglia, ciao Nicola. Ciao Marco, buonasera a tutti. E buonasera anche al nostro Luca Pellegrini, ciao Luca. Ciao Marco, buonasera a tutti. Luca, finalmente ti ritroviamo dopo tutti i tuoi giri che hai fatto per l'Europa, da Le Mans a Spa-Francorchamps. Hai finito di girare o no? Forse, non si sa. No, sì, per adesso sì. Vabbè. Per adesso Nicola, sì. Allora, pronti per questa per affrontare, naturalmente, nella prima parte di trasmissione, lo avete anche intuito dal titolo, l'argomento legato al GT World Challenge, perché chiaramente a tenere banco è stata la vittoria di Valentino Rossi. Fatto assolutamente storico. Assolutamente sì, poi ne parliamo, Luca vi spiegherà bene insomma cosa significa BOP, cos'è il BOP, perché noi lo sappiamo ma secondo me tanti non lo sanno, quindi è giusto comunque. Resta però, lasciatemi dire, so che adesso i puristi me ne diranno dietro di tutti i colori. Però, ho ragazzi, già capito dove arrivare lui, ho già capito dove arrivare. Allora facciamo così ragazzi, prima di parlarne andiamo a ricapitolare le coordinate. Vai Nicola. Sono d'accordo con te. Fare Nicola? Ah no, dopo. No, ero d'accordo con quello che diceva Nicola io. Se non lo sa. Ok, allora però... Non so cosa vuoi dire. Questo è il tuo turno, Pellegrini. Prima facciamo... Sì, silenzio. Vai, dove seguirci? Seguiteci sempre su... Vai Marco. Prende le libertà che io non gli do. Allora, mi raccomando, livegp.it per tutte le ultime news sul mondo del motorsport. Poi mettete un bel mi piace alla pagina Facebook di livegp.it. Ovviamente iscrivetevi al nostro canale YouTube attivando la campanellina per non perdere nessuna delle nostre dirette. Seguiteci anche su Instagram, ascoltate tutte le nostre dirette, i nostri podcast sulle varie piattaforme Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast. E poi vi ricordiamo che sarà possibile scriverci il vostro commento perché vi risponderemo in diretta. Un saluto anche agli amici di Campione Sport, canale 61 del digitale terrestre, con gli spazi dedicati al motorsport a cura della nostra redazione in onda sul canale 61, appunto, visibile in tutta Italia ogni sabato alle ore 20:30 e ogni domenica alle ore 20. Serata quest'oggi, questa puntata dedicata al GT World Challenge, dedicata anche e soprattutto alla NASCAR Wheeling Euro Series, che siamo reduci da un weekend davvero ricco, soddisfatti per i piloti italiani a Vallelunga nel campionato NASCAR. Parleremo anche di IndyCar, parleremo di Formula E con la tappa di Roma, parleremo anche del prossimo Gran Premio di Formula 1 a Silverstone, il tutto al termine di un fine settimana che ha visto la presenza, mi piace volerlo sottolineare all'inizio di questa nostra puntata, ben 9 inviati di livegp.it complessivamente, che hanno coperto i tre principali appuntamenti, eventi svolti in Italia nel corso del weekend alle nostre spalle. Quindi eravamo presenti a Misano per il GT World Challenge, eravamo presenti a Imola
per il Mondiale Superbike e anche a Roma per la Formula E. Quindi, insomma, non ci smettiamo, nonostante le elevate temperature, noi ci siamo sempre per potervi raccontare tutte le news in tempo reale. Siamo subito con te, Nicola, per parlare dell'argomento con cui iniziamo questa trasmissione. BOP, Valentino Rossi, quanto c'è veriti del pilota, quanto c'è di BOP che è intervenuto un po' a weekend in corso, come previsto del resto dal regolamento, insomma, facciamo un po' di chiarezza su questo aspetto. Allora, io credo che quello che è successo sia comunque un dato importante e a suo modo storico, perché Valentino Rossi, volenti o nolenti, ha fatto la storia del motorsport. Il fatto che lui corra nel GT World Challenge a 44 anni dimostra che è uno che, insomma, ha comunque una voglia di vincere, una voglia di correre che, insomma, è assoluta. E premettiamo subito una cosa, Nicola, perché oggi mi è capitato di leggere diversi commenti da parte di appassionati, forse non troppo appassionati del GT4 Challenge, che dicevano, beh, ma quella è una serie minore, beh, ma il livello del GT4 Challenge è molto inferiore rispetto alle categorie principali. Chi sono queste persone? Mandami che rispondo, si possono rispondere, cioè, certe persone il diritto di parola dovrebbero perderlo, okay. Però, cioè. Facciamo chiarezza, perché diciamo la verità, allora. Il GT4 Challenge è il campionato di punta a livello internazionale per quanto riguarda le competizioni GT e il livello di professionalità di team e piloti è elevatissimo. Sì, no, cioè, purtroppo questo è il problema che abbiamo nel motorsport, cioè un motorsport... In Italia. No, non è vero, ovunque, Luca, non contiamoci delle balle. Il motorsport è stato voluto dalla FIA in questi ultimi 10 anni Formula 1 centrico e i risultati sono questi. Ah, beh, quello sì. Il fatto è che il GT World Challenge Europe è la punta di diamante delle gare GT3 nel mondo. Qui Luca penso che me lo puoi confermare. È proprio è sì. La massima espressione delle gare puramente GT3. GT all, solo categorie che hanno solo GT3, sì. Infatti, GT3, sì. Con persone come piloti come Vantor, Marcello, è uno dei piloti più forti a ruote coperte del mondo, e a GT3, a mio modesto parere, è il più forte in assoluto. Sì. Detto questo, ma questo, vabbè, come rispondere a questa gente, ormai perdo le speranze, perché non ormai parlare con i muri... È inutile. Quello che voglio dire è che quello che ha fatto Valentino Rossi, che ha fatto il team WRT, che ha fatto BMW, è comunque qualcosa di importante. Poi lo so anch'io che il BOP magari ha avuto un ruolo fondamentale, ma ce l'ha dappertutto. È inutile raccontare perché la Ferrari a Monza non ha vinto perché gli sono stati dati dei chili in più e gli è stata tolta della potenza. Cioè, purtroppo questo strumento viene usato per equiparare i risultati, ma spesso crea delle disparità enormi, e questo purtroppo però nel mondo del motorsport è sempre esistito, c'è sempre stato. Detto questo, dobbiamo parlare di Valentino Rossi un attimo, però dobbiamo dirlo, cioè questo ragazzo, quello che tocca prima o poi lo porta al successo. E guardate che a me, adesso mi spiace sottolinearlo, perché però ricordate quello che ha portato l'approdo di Valentino Rossi nel Challenge in termini di visibilità. Questo va sottolineato. E il fatto che Valentino Rossi abbia vinto a Misano e ne parlano tutti vuol dire Rai, cioè vuol dire tutte le maggiori canali di informazione, è un male, perché ne parla gente che 9,5 volte su 10 probabilmente non sa neanche cosa sia un weekend GT World Challenge. Ma anche no, del WEC, ma anche del WEC. Sì, ho capito, Luca, però stiamo parlando del GT World Challenge. Sì, però era per... È successo più o meno quello che è successo con la Ferrari. Gente che non sa di cosa parla. Però dall'altro lato è una grande vetrina di visibilità. E un promoter, una squadra di persone che organizza un campionato, in questo caso SRO, cioè queste cose non può sottovalutarle per questioni di pura sopravvivenza. Quindi ricordiamo sempre quello che la vittoria di Rossi e la sola presenza di Valentino Rossi all'interno di questo campionato porta al campionato stesso. Poi stiamo qui a fare tutti i ragionamenti che vogliamo, e sapete benissimo come la penso anch'io.
però sono, pare che sono cose che sono sempre successe nel motorsport, se non molto peggiori, proprio a livello basso, 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 Formula 1 inclusa. Gli addetti ai lavori ne sono ancora. Formula 1 inclusa, vi ricordo, magari, però. Vi ricordo quel volante che andava avanti e indietro, ve lo ricordo così, da che sembra che succede il BOP, che scandalo, il BOP, che scandalo, ma fatemi piacere, vergognatevi. Ma il BOP è il migliore dei, è il migliore dei mali, perché comunque è una cosa scritta da regolamento, signori, cioè. Esatto, sono tutte cose da regolare. Detto questo, chiudo dicendo è comunque un fattore da non sottovalutare la presenza di Rossi, e la vittoria a Misano è la ciliegina sulla torta, ma ricordiamoci quello che la presenza di Rossi porta al movimento, al campionato e al movimento delle ruote coperte, perché non è finita lì. Ecco, allora, grazie Nicola. Luca, brevemente, riusciamo a spiegare... Aspetta, prima però, come dire una cosa, poi ti spiego anche del balance superfluo. Abbiamo anche gli ospiti che naturalmente devono intervenire. Sì, però abbiamo una cosa da dire. Intervento cerchiamo di spiegare per cortesia come funziona il BOP nel G4 Challenge e poi spazio anche al tuo parere. Vai Luca. Poi raccontiamo il parere e poi raccontiamo anche la storia del weekend, perché è importante. Il balance of performance è un sistema di compensazione delle prestazioni che ormai è presente in qualsiasi categoria a ruote coperte. Quanto riguarda dal WEC, Mondiale Endurance, al GT World Challenge, passando per l'IMSA, passando per altri campionati, altre gare. La differenza sostanziale è l'organizzatore che decide come impostarlo in base a vari parametri. Il GT World Challenge SRO, a mio modo di vedere, ha un balance of performance che di fatto è quasi sempre perfetto, perché comunque tutti hanno una chance di contendersi la vittoria, e questo è vero, andate a vedere la storia del GT World Challenge dal 2011, GT World Challenge è stato nel 2011, a oggi è sempre stato un campionato di primo profilo per quanto il balance of performance. Non c'è una gara in cui hai le cose chiare, o comunque c'è un netto pilota che ha un vantaggio, un costruttore che ha un vantaggio rispetto agli altri. Ogni tanto qualcuno può sbagliare a fare il balance of performance, e ci sta, in ogni caso stiamo parlando di un sistema che dovrebbe equiparare tutti e mettere tutti nella stessa condizione di vincere. Chiaro che BOP una volta dà, una volta toglie, questa ragione su questo Gianluca, però dobbiamo sempre ricordarci, come Nicola ha sottolineato prima, ho sottolineato anch'io, quello che è successo a Misano fa parte del gioco, perché quando tu ti iscrivi al GT World Challenge sai che questo fa parte del gioco. Il regolamento c'è scritto chiaro, il balance of performance non può essere cambiato fino a 2 ore prima della partenza della gara. È successo a Monza, non è successo Spa, è successo in altre occasioni, quest'anno è successo forse più volte rispetto agli altri anni, però è scritto dal regolamento. È meglio che il BOP venga cambiato e scritto dal regolamento entro 2 ore prima della gara, rispetto a il BOP non cambia per tutta la settimana di Le Mans e mercoledì c'è il cambio del balance of performance, quello che è successo quest'anno alla 24 di Le Mans, o comunque quello che potrebbe succedere da qui alle prossime gare del WEC, quando si andrà al Fuji o si andrà al Bahrain, e si potrebbero modificare i valori in campo stabiliti per Monza, che valevano per Monza, Fuji e Bahrain. Se tu mi dici oggi, Marco, Ferrari avrà un cambio di balance of performance da qui alla fine stagione del WEC, la risposta dovrebbe essere no, la risposta vera è forse, la risposta vera è sì. Questo forse è più grave rispetto a hanno tolto 15 kg in più a BMW, hanno tolto 15 kg da Q1 a Race 1 di Misano. Il documento ufficiale è uscito alle 10.59, il termine ultimo, la gara partiva alle 2, è alle 11, è stato cambiato 15 kg meno a BMW e altri cambi avuti nel balance of performance. In qualifica Charles Wirst ha registrato il 22esimo tempo, Valentino Rossi il 24esimo. E poi questa Charles Wirst in gara 1 prestazionale. Charles Wirst in gara 1 è in svantaggio su 6 fino al terzo posto, Vantoro in gara 2 ha fatto la pole position. Maxime Martin, compagno di squadra di Valentino Rossi, ha registrato il terzo tempo in qualifica. Maxime Martin ha registrato il terzo tempo in qualifica, perché Valentino Rossi ha vinto insieme a una persona, non da solo. E successivamente al pit stop, la vettura numero 32 ha avuto dei problemi durante le concitate fasi di pit stop. La numero 46 è andata davanti, e la vettura numero 25 di Santerlock con Luca Leggeré, preso volante a Christopher Mintz, non è riuscito a recuperare il distacco che si era creato tra l'auto 46 e l'Audi numero 25. Però il balance of performance è un sistema che mette in pari le prestazioni, comunque dovrebbe garantire la possibilità di tutti di vincere. Il GT World Challenge è un ente che su questo ha creato un'istituzione, tutti i campionati G3 quasi sono sotto controllo di SRO, il balance of performance è fatto tramite SRO, tramite i parametri che decide
Fratelli e compagnia cantando. Quindi è nel regolamento, è successo, ma fa parte del regolamento. Ha vinto BMW Monza, Valentino ha fatto un'impresa, come ha detto giustamente Nicola, storica, perché stiamo parlando della prima vittoria vera. Possiamo parlare ovviamente, perché vincere a 12 ore il Golfo in categoria Pro Am è una cosa, vincere nel GT World Challenge Europe a Misano, una gara sprint con beh, le varie certo, un'altra cosa, varie, come abbiamo sottolineato, è un'altra il cosa. Livello è davvero molto, molto livello alto, e su questo è bene fare chiarezza. No, stiamo parlando della miglior categoria al mondo. Vai pure in chiusura, Luca, per favore, così introduciamo anche gli ospiti. Quindi vado in chiusura dicendovi che non c'è a scandalizzarsi, perché fa parte del regolamento. Come ha detto Nicola, è una cosa che viene modificata gara per gara o anche durante il weekend del singolo round. In ogni caso, è chiaro che qualcuno dice è meglio il success balance, ossia tu vinci, ti do 60 kg e dopo vediamo cosa succede. Vinci ancora, ne prendi altri 60, corri con 120, non vinci più. È un altro sistema, viene usato in altri mondi. Questo qua c'è il balance offerto, ma parlate del regolamento. Nicola, tu non sei d'accordo sul success balance? C'era un tempo, c'era il GT1, c'è cioè quando corre il Super GT usa un sacco sbaglio. No, voglio dire, allora fammi correre con un triciclo e non vinco più. No, hai ragione, però c'è un altro sistema, oltre al balance of performance, c'è questo sistema che veniva utilizzato e che viene utilizzato tuttora in altre categorie. È una cosa, lo diciamo per correttezza. Sì, ma è una cosa folle. No, è una cosa, ragazzi, che allora esiste. Dobbiamo chiudere, abbiamo degli spazi naturalmente limitati per parlare di categoria. Il discorso è da approfondire, no, Luca, aspetta, in ogni caso. È da approfondire, ok. Adesso però, naturalmente, abbiamo cercato di fare chiarezza su questo aspetto legato al BOP e al GT World Challenge. Bravo Valentino Rossi e naturalmente complimenti a lui, però chiaramente è giusto anche fare luce su questo aspetto. Adesso, voltiamo pagina e parliamo di Euronascar. Io vorrei, diciamo così, introdurre l'argomento legato all'Euronascar, perché siamo reduci da un weekend assolutamente straordinario. Ho vissuto sul circuito di Vallelunga nell'ambito dell'American Festival of Rome e volevo subito mostrarvi qualche immagine di questo straordinario evento che è andato in scena sull'autodromo intitolato a Piero Taruffi proprio la scorsa settimana, con circa, pensate un po', 25.000 persone presenti nell'arco di due giornate. I piloti in pista ci hanno regalato un grande spettacolo e come vedete queste sono alcune delle immagini. Noi eravamo presenti naturalmente per raccontare quanto è accaduto, però questo è solo l'antipasto delle gare, dello spettacolo che è stato regalato, dei bolidi della Euronascar. E a tal proposito vorrei subito andare a introdurre uno dei grandissimi protagonisti di questo campionato, anzi, forse in questo momento il principale protagonista, poiché stiamo parlando del leader della classifica generale in Euronascar Pro, nonché vincitore in gara 1 a Vallelunga. Allora do il benvenuto nella nostra trasmissione anche a Gianmarco Ercoli. Ciao Gianmarco, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Grazie per essere in nostra compagnia, Gianmarco, un piacere averti con noi, pilota del team Cal Racing e grande protagonista in questo avvio di stagione, nonché vero e proprio idolo del pubblico di Vallelunga. Insomma, Gianmarco, è stata una bellissima emozione per te, immagino, riuscire a conquistare questo successo in gara 1, poi è arrivato per te anche un ottimo piazzamento nella seconda manche e uscire da Vallelunga non soltanto consolidando la tua leadership in campionato, ma soprattutto forte di un calore, di un supporto, di una spinta incredibile da parte del tuo pubblico. Sì, è stata veramente una bella cornice, essere comunque supportati da così tante persone, tanti bambini. È stato bello rivedere gente appassionata negli autodromi, che tifava veramente come se fossero allo stadio. Abbiamo fatto delle sessioni autografi impressionanti, è stato veramente tutto organizzato bene. Solo venerdì erano circa 450 bambini, che abbiamo fatto una rassegna stampa dove abbiamo un po' spiegato le emozioni delle gare, come ci si prepara. È stato bello, è stato molto bello anche quello. Poi dopo la NASCAR comunque è molto spettacolo, come avete
come avete un po' visto in questi anni. Quindi diciamo lo spettacolo in pista è stato tanto, ma quello fuori del pubblico è stato nettamente all'altezza. Ecco, c'erano un sacco di striscioni per te, un sacco di tifosi che ti hanno accolto sotto il podio. Vai Jimmy Jet, ecco, com'è nato questo soprannome? Sì, sono stati tantissimi, diciamo i più storici si sono presentati molto carichi e questo mi ha fatto veramente molto piacere. Il nome è nato quando ero piccolino, quando ero più piccolo con i kart e mi hanno sempre chiamato Jimmy, abbreviando il nome Gianmarco, e poi quando magari vincevo qualche gara con dei distacchi importanti dicevano Jimmy ha messo il jet. Quindi da lì è nata Jimmy Jet. Ecco, Jimmy, allora ti chiamiamo anche noi Jimmy, va bene, Jimmy. Jimmy, senti, ma vogliamo parlare anche di questo avvio di campionato, insomma, ricco di soddisfazioni per te, perché arrivavi comunque dagli ottimi risultati colti anche a Brands Hatch, sempre circuiti pieni di pubblico, grande entusiasmo, ma un bilancio di queste prime tre tappe stagionali per te sicuramente positivo. Adesso l'obiettivo chiaramente è andare a conquistare altrettanti risultati positivi nella seconda parte di campionato. Sì, ora arriverà una parte di campionato un po' più difficile per noi, perché non abbiamo dei circuiti, ma non abbiamo, no, perché diciamo sia la Germania che il Belgio dovrebbero essere a favore, ma abbiamo un po' di problemi in Repubblica Ceca. Anche negli scorsi anni abbiamo un po' faticato a imporci con la nostra velocità, quindi quello lì sarà un weekend un po' particolare. Sì, abbiamo cominciato bene, molto bene nelle qualifiche, ma ci mancava un po' il passo gara. Infatti nella prima gara proprio eravamo velocissimi, siamo partiti primi, ma dopo metà gara andavamo in crisi. Comunque questo qui è dovuto anche all'ottimo lavoro degli altri team, che onestamente avevano qualcosa in più di noi inizio stagione. Dopodiché abbiamo lavorato e in Inghilterra è arrivata una doppietta spettacolare. Veramente bella, pole gara 1 e gara 2 portata a casa, e ci siamo replicati anche a Vallelunga facendo una pole importante. Comunque nella NASCAR un distacco di 2-3 decimi in qualifica è tanto, noi abbiamo fatto più di 3 decimi al secondo, una pole veramente veramente ottima. Conquistato gara 1, e in gara 2 invece devo dire che avevamo la velocità per vincere, ma c'è stato un piccolo problema radio nel restart del full course yellow. E quindi diciamo che ho addirittura perso anche una posizione, dopo l'ho riconquistata, ho riguadagnato un po' di terreno su Ghirelli che era primo, ma ecco, era diciamo un po' mandato in crisi tutta la macchina, perché ho conquistato tanto terreno in poco tempo, ma è giusto così. Vittorio si merita di vincere per diciamo tutta la velocità che aveva dimostrato nel corso di tutto il weekend, quindi ci siamo dovuti accontentare della seconda posizione, ma in ottica campionato sono punti molto importanti. Ecco, visto che c'è stato anche un bellissimo fair play tra te e Vittorio, visto che hai fatto i complimenti a Vittorio, che ne dici se lo facciamo entrare in trasmissione? Lo chiamiamo? dai, facciamo questa sorpresa, così abbiamo una carambata anche con Vittorio Ghirelli. Ciao Vittorio, benvenuto. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, come va? Tutto bene? Molto bene, grazie. Ragazzi, questa sera nella nostra puntata di Circus abbiamo i due vincitori dell'Euro NASCAR Pro. Mica roba da ridere, noi parliamo soltanto con i vincitori, no scherzo naturalmente, ma ci fa davvero molto piacere avere Gianmarco Ercoli, vincitore di gara 1, Vittorio Ghirelli, vincitore di gara 2. Vittorio, hai sentito le belle parole spese nei tuoi confronti da parte di Jimmy? Insomma, c'è una rivalità importante in pista, ma fuori tanto fair play, tanto rispetto comunque. Sì, assolutamente. Io e Jimmy siamo molto amici dai tempi dei go-kart che correvamo insieme. Lui era una categoria più piccola, però tutti e due vincevamo insomma qualche gara, quindi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. E quest'anno Jimmy sta menando forte, però mi sono dovuto veramente impegnare tanto, sia con il team a livello di setup. Comunque loro su queste piste Vallelunga, capito, Cal è un team che magari durante l'anno fa
7, 8 prove, test. Noi abbiamo fatto un solo test in Germania pre-campionato, quindi siamo partiti un po' diciamo con l'affanno, però insomma combattiamo, è bella insomma questa lotta, combattiamo per cercare di migliorare insomma sempre di più. E molto tirata, devo dire che è tosta, però insomma l'ultima gara abbiamo dimostrato una buona velocità e siamo sempre lì comunque nei primi 2-3 posti, quindi c'è sicuramente da combattere assolutamente. Ecco, tra l'altro, sottolineando il fatto che abbiamo con noi i due principali protagonisti di Vallelunga, vorrei anche ringraziare l'ufficio stampa dell'Euronascar, Gianluca Guiglia, per la preziosa collaborazione come sempre, e quindi ci fa davvero piacere poter avere Jimmy e Vittorio con noi questa sera. E prima di tornare ad approfondire il discorso con Vittorio legato alla sua esperienza in questa categoria anche al weekend di Vallelunga, Jimmy, volevo tornare per un attimo a te. Team McCall Racing, parli un po' di questa realtà che comunque si sta togliendo delle grandi grandi soddisfazioni quest'anno, ma una realtà sicuramente già molto consolidata nel loro NASCAR. Sì, loro diciamo hanno molta esperienza nella categoria, vengono già da due campionati vinti nel 2016 e 2017 e sono tra i 3-4 team migliori del campionato, quindi diciamo che correre con loro è una certezza per avere le giuste carte e provare a vincere il titolo. Ci siamo andati molto vicino in questi ultimi 2-3 anni e ci è sfumato solo alla fine, ma comunque siamo sempre stati lì, abbiamo sempre vinto delle gare, abbiamo dimostrato molta velocità, quindi sono molto preparati sia nella categoria pro che nella seconda categoria. Diciamo un po' un team di riferimento, è una famiglia, è un team molto, molto dinamico e hanno tantissima esperienza e sono felice di farne parte. Nicola e Luca, allora lascio spazio a voi per le vostre domande ai nostri ospiti, magari anche chi conosce meno l'ambiente Euronascar avrà qualche curiosità che potrà essere soddisfatta. Nicola? Sì, no, io volevo semplicemente chiedere a Gianmarco e a Vittorio di far capire ai nostri ascoltatori come si guida questo tipo di vetture, quindi le NASCAR, perché sono categorie, sono macchine che sono molto diverse da quelle dalle GT o dalle Turismo che vediamo solitamente sulle piste europee. Quindi quali sono un po' le caratteristiche che le distinguono in maniera importante da queste altre categorie a ruote coperte? Ecco, partiamo da Vittorio. Mi interessa anche perché Vittorio ha importanti trascorsi, lo ricorderete tutti, anche nel mondo delle monoposto, per cui ha avuto davvero un'importante opportunità di testare diverse tipologie di vetture. Partiamo da Vittorio e poi subito dopo anche Jimmy, naturalmente. Allora, sì, ho fatto un po' di gare in monoposto parecchi anni, ho fatto anche tante gare in GT3. E queste macchine, diciamo, la cosa principale è l'aerodinamica, perché NASCAR è molto più meccanica rispetto a magari una GT3, dove c'hai anche molti controlli, traction control, ABS, quindi diciamo c'hai dei supporti alla guida, mentre la NASCAR è un po' più naturale, e c'è una guida diciamo un po' più tecnica, come diciamo noi sulle uova, quindi qualsiasi giro per fare insomma il tempo, sì, devi guidare pulito, ma allo stesso tempo sei abbastanza al limite con parecchi traversi, insomma devi spingerla parecchio. E ovviamente è una macchina potente, ma non ha tantissimi cavalli, comunque siamo intorno ai 400 cavalli, 410 cavalli, quindi non puoi permetterti, ecco, di fare l'errorino, mentre con una GT3 magari metti il traction control a 4-5, diciamo un po' più alto, e pure se arrivi un pochino lungo butti giù il piede, comunque poi c'è il traction control che ti aiuta, quindi sì, la guida è più tecnica sicuramente, c'è meno aerodinamica e devi essere molto molto preciso per fare il tempo, non puoi permetterti di fare il minimo errore, subito perdi
magari quei un decimino a curva che poi alla fine del giro si sentono, ecco. Sentiamo anche il parere di Gianmarco su questo. Sì, riprendo un po' il discorso di Vittorio, come stava dicendo, confronto a un GT è una macchina un filo più difficile a livello di tecnica, perché comunque devi gestire tutto senza nessunissimo aiuto, e andare forte inizia a diventare un po' complicato. Poi nel corso degli anni ho visto molti piloti scendere dalla NASCAR, salire su un GT3, su un GT normale e fare veramente la differenza. Questo perché è un'ottima scuola e diciamo va ad affinare delle tecniche che altre macchine non te lo permettono. Quindi diciamo il pilota deve mettere tanto del suo e deve avere un grandissimo controllo di quello che è la sua guida. Molto bene. Luca, sentiamo anche la tua domanda per i nostri ospiti. Restando sul tema GT3, dai, siamo iniziato con quello. Siamo posso. No, volevo chiedere a Gianmarco, salutandolo, prima di tutto, se aveva mai visto aveva idea magari di nel prossimo futuro di spostarsi anche su GT4, GT3, viste comunque le tante possibilità che ci sono oltre a NASCAR. Invece saluto anche Vittorio, cosa si aspetta dalle prossime prove in programma, e se magari tra queste c'è anche uno dei circuiti che preferisce oltre alla gara di casa. Allora, io personalmente sì, ho molte richieste, anche negli scorsi anni ne ho avute parecchie, ma se mi muovo è solo per andare in un campionato con una prospettiva molto elevata. Devo dire che questo la NASCAR da quando è iniziato è migliorata anno dopo anno. Abbiamo fatto degli anni comunque dove il livello era molto elevato, anche tutt'oggi quest'anno comunque il livello non è mai stato basso. Quindi diciamo sì, sto valutando, ma tanto dipenderà dall'evoluzione del campionato. Ogni anno ha comunque sempre avuto un progresso importante. Io credo che ce ne saranno ancora altri molto importanti, e quindi diciamo siamo un po' tutti alla finestra. Vittorio? Allora sì, mi hai chiesto in merito alle prossime prove cosa mi aspetto. Le prossime prove sì, sono sicuramente un po' più di casa per il mio team, che loro sono olandesi, hanno la sede a Zandvoort. Blackmullen, ricordiamo. Come? No, ricordavo il nome del tuo team. Team Blackmullen sarebbe Race Planet, esatto. Si chiama. Lui tra l'altro è stato il titolare del team, Michael Blackmullen, corre nella categoria NASCAR 2 ed è stato anche pilota di Formula 1. E a 74 anni ancora fa, diciamo, tutte le gare complete. Non si sa come fa, perché a Vallelunga dentro l'abitacolo siamo arrivati circa 65 gradi, faceva un caldo, e lui comunque riesce a finire tutte le gare. Noi lo ammiriamo molto all'interno del team. È una controfigura. Lo ammiriamo molto, e poi comunque arriva magari settimo, ottavo, nono, cioè non va piano, insomma, lì da giù, ecco. E comunque sì, le prossime Formula 1 a fine anni 70, corretto Vittorio? Sì, mi sembra di sì, non ricordo benissimo, comunque sì, anni 70. Qualche gran premio con ATS, se non ricordo male, a fine anni 70. Esatto, loro sono proprio appassionati. E il figlio Sebastian, che poi è un pilota molto forte, ha vinto pure qualche gara in Euro NASCAR, nella NASCAR Pro, è il mio compagno di squadra. E quindi devo dire, abbiamo anche un bel rapporto, un bel paragone, e ci spingiamo a vicenda, perché comunque anche lui va molto forte, ha fatto un podio. E Vallelunga non è andato un granché, ma poi abbiamo scoperto che aveva un problema al telaio, quindi poi andrà saldato, andrà riaggiustato per la prossima gara. C'era una crepa nel telaio, quindi poverino, infatti andava molto male, un secondo, otto decimi, non si sapeva cosa fosse, poi abbiamo smontato la macchina pezzi pezzi e abbiamo
trovato insomma il problema. Della prossima gara sicuramente sarà lì davanti con noi. E sì, le gare sono un po' più di casa. Loro in Repubblica Ceca sono sempre andati bene, anche in Germania siamo andati a provare. E vediamo, vediamo. Poi il campionato è lungo, poi ci sono le finali, doppio punteggio. Può succedere sempre di tutto. L'importante è vincere, quindi cercare di vincere qualche altra gara. E poi i conti poi si fanno alla fine della regular season, dove poi si resetta tutto, perché poi ci sono le finali e Zogger, doppio punteggio, dove l'altro anno ero in pole, poi ha vinto Jimmy gara 1, io secondo, e quindi comunque mi piace molto la pista. E vediamo, vediamo, il campionato è lungo, c'è da combattere, l'importante è stare sempre lì a giocarcela, ecco. Ecco, Vittorio, adesso stiamo per recuperare anche Gianmarco, che, con cui abbiamo avuto qualche piccolo problema di connessione. Ne approfitto per farti un'ultima domanda prima di salutarci, Vittorio. Anzi, una doppia domanda. Qual è il punto forte, secondo te, dell'Euronascar e, naturalmente, quali sono i tuoi obiettivi da qui a fine stagione, anche se parzialmente hai già risposto a questa mia seconda domanda? Allora, i punti forti dell'Euronascar sicuramente sono i fan. Ogni gara siamo sui 30-40 mila spettatori, cosa che nei campionati italiani, europei, insomma, si vede poco, tranne ovviamente i campionati mondiali, GT3, ovviamente questi sono molto seguiti. Però proprio il rapporto che c'è con i fan, lasciano tutto libero, tutto aperto, facciamo le fan zone, sessioni autografi, insomma, coinvolgiamo molto le persone che poi vengono a passare magari un weekend di pista vera, ecco, di gare con le famiglie, i bambini, e questo è bello per noi piloti, perché insomma comunque è bello essere sempre seguiti, ed è bello anche per tutto il pubblico, perché comunque sono macchine che danno spettacolo, sorpassi, bagarre, insomma botte qua, botte là, quindi poi questo piace alla gente, piace divertirsi, piace esultare per chi ti fare, quindi questo è lo spirito della NASCAR e del punto forte. Come obiettivi, sì, esatto, penso li conoscete, sono sicuramente di vincere, è sempre dura, sempre una battaglia, però insomma vediamo cosa, spingiamo sempre ogni gara, gara per gara, e poi appunto vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Grazie Vittorio, intanto in queste bellissime immagini vediamo appunto anche l'iniziativa che è andata in scena proprio nell'immediata vigilia del weekend di Vallelunga, con tantissimi bambini intervenuti proprio per conoscere da vicino i protagonisti dell'Euronascar. Gianmarco, allora ti abbiamo recuperato, volevo fare anche a te in conclusione la stessa domanda che ho rivolto a Vittorio, ovvero qual è il punto di forza dell'Euronascar e soprattutto quali sono naturalmente i tuoi obiettivi da qui a fine stagione, anche se penso di poter immaginare la risposta. Vediamo, abbiamo ancora qualche piccolo problema di connessione con Gianmarco, ci riproviamo tra qualche istante, sperando di poter avere la sua risposta. E allora, io nel frattempo ringrazio e saluto Vittorio Ghirelli per essere stato in nostra compagnia. Magari tra pochi minuti riusciamo anche ad avere l'ultimo collegamento con Gianmarco per poter avere questa sua risposta. Vittorio, grazie per essere stato con noi, dicevo, in bocca al lupo per il proseguo della tua stagione, e poi mi raccomando, ti aspettiamo qui su liveGP.it magari verso fine stagione, perché vogliamo ancora che tu ci possa raccontare come è andata, come saranno andate anche i prossimi appuntamenti. Grazie a voi ragazzi, sì, vi seguo sempre, grazie di tutto, e ci aggiorniamo, andiamo, cerchiamo di vincere, cerchiamo di fare il possibile, e vi terrò con la sedia, insomma, vi terrò in sospesi, diciamo, sarà una bella battaglia per me e Jimmy, sicuramente ci sarà da divertirsi, ecco. Eccolo qua, abbiamo recuperato Jimmy. Ciao Jimmy! Eccoci, scusate, ho avuto piccoli problemi con la connessione. Non preoccuparti. Eccomi qui, sono pronto.
stavamo salutando Vittorio. Allora, saluto, anzi no, adesso chiudiamo un attimo quest'ultimissima domanda. Gianmarco, rivolgo anche a te la stessa domanda che ho fatto a Vittorio. Volevo chiederti, insomma, qual è il punto di forza dell'Euronascar e quali sono gli obiettivi da qui a fine stagione, anche se penso già di conoscere la risposta. Beh, punti di forza, ecco, oltre al pull racing della vettura, che è veramente molto, molto divertente da guidare, è il riscontro mediatico che comunque porta con sé, perché correre ad esempio in Inghilterra davanti a 50.000 spettatori non è una cosa che offrono tutti i campionati. Portare 25.000 spettatori in Italia, dove il motorsport non è mai così amato come il calcio, è qualcosa di importante. E questo perché divertiamo il pubblico, quindi diciamo un punto di forza è a livello mediatico. Gli obiettivi del campionato sono quelli di incrementare la nostra velocità, di continuare ad essere comunque nelle prime linee. E è dura perché il livello è alto, quindi dobbiamo continuare così come abbiamo fatto da inizio stagione, e dobbiamo cercare di tenere la leadership del campionato e fino alla fine. Sono convinto che l'impegno che metteremo è molto elevato, e non vedo l'ora di scendere in pista. Molto bene, allora ragazzi, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, naturalmente ci risentiremo nel corso della stagione, pronti a seguirvi, a tifare per i nostri portacolori nel campionato Euronascar e pronti per seguire le belle emozioni che sicuramente ci regalerete. Allora grazie a Gianmarco Ercoli e grazie a Vittorio Ghirelli. Ciao ragazzi, buona grazie. Serata. Ciao, grazie ragazzi, mille. Grazie mille per essere stati in nostra compagnia. E allora noi proseguiamo con la parte conclusiva di questa nostra puntata numero 425 di Circus, dedicando l'attenzione, Marco, anche alle altre gare andate in scena nel corso del weekend. Non posso nemmeno finire la frase che arriva Pellegrini a gamba tesa. Dimmi, Pellegrini. No, prima di lasciarvi parlare di monoposto, sì, volevo dire un piccolo, sì, dato. Raffaele Marcello in testa al campionato di GT World Challenge Europe dopo la gara di Misano, sia nella classifica combinata sia nella Sprint Cup, perché comunque gara 2 è arrivato quarto, risalendo dall'undicesima posizione dopo la qualifica mediocre da parte del proprio compagno di squadra Timo Boguslavski. La coppia comunque detta al passo in entrambe le categorie, per quanto riguarda in entrambe le classifiche, la Sprint Cup e la classifica combinata, quindi Endurance più Sprint, e si trova al secondo posto dell'Endurance Cup. Nella categoria Sprint, che riprenderà a settembre a Hockenheim, 47 punti per la Mercedes, 30.5 per Valentino Rossi e Maxi Martin. Grazie Luca per la tua puntualizzazione. Nicola, siamo stati, come dicevamo in precedenza, anche nel weekend presenti a Roma, gran lavoro da parte dei nostri inviati. Formula E che c'è da una parte un Jack Dennis che è sempre più vicino al titolo, dall'altro ha fatto un po' discutere questa carambola molto pericolosa venuta a segnare sul tracciato di Roma e che ha comportato l'esposizione della bandiera rossa al punto tale da sollevare qualche perplessità sul layout del circuito. Vogliamo fare un breve sunto di quanto è accaduto? Perplessità che lasciano, insomma, io credo un po' il tempo che trovano, perché come al solito finché non succede niente va tutto bene, poi quando succede qualcosa si innalzano le perplessità. Allora, il fatto è che il circuito di Roma è un layout molto veloce, è un layout particolare che ai piloti piace molto. C'è stato questo incidente che ha coinvolto più vetture e ha spaventato, perché la dinamica, insomma, la dinamica è abbastanza particolare, però insomma diciamo che non ci sono stati grossi problemi per i piloti. Dobbiamo fare i complimenti, secondo me, Marco, ancora una volta, a chi ha lavorato sulla scocca di queste vetture, quindi in modo particolare a Spark e Dallara, perché la tenuta delle cellule di sicurezza di tutte le vetture coinvolte è stata sicuramente da incorniciare, ed è un esempio chiaramente di un esempio virtuoso di cosa voglia dire portare in pista questo tipo di vetture.
Detto questo, Jake Dennis guida la classifica in questo momento con 195 punti, grazie soprattutto alla vittoria ottenuta nel secondo IPRI di Roma domenica. Nell'IPRI di sabato era stato Mitch Evans a fare da dominatore, d'altronde lo sappiamo, Evans si trova particolarmente bene sulla pista capitolina, sulla pista dell'Eur, si è sempre trovato molto a suo agio e anche in questo weekend ha dimostrato di essere particolarmente a posto. Poi purtroppo in gara 2 diciamo che non è andata esattamente come voleva lui, però insomma ha ottenuto un ottimo risultato in gara 1 che sembrava averlo rilanciato, no, in classifica, perché la classifica era molto corta prima dell'arrivo a Roma, con tre piloti in lizza fondamentalmente per il successo, quindi parliamo di Dennis, Jake Dennis che in questo momento guida la classifica, Nick Cassidy, anche Mitch Evans, anche se si trova un pelo più staccato. In questo momento invece Jake Dennis con 195 punti, secondo Nick Cassidy che è arrivato secondo in gara 1 a Roma, poi però anche lui non ha, è arrivato 14esimo, quindi non ha ottenuto punti nel secondo IPRI, a 171 punti. Sono tanti, perché 24 punti sono veramente un divario importante, considerando che mancano, tra due settimane, mancano due gare alla fine del campionato mondiale di Formula E, certo. E si correrà a Londra, altra pista un po' particolare, in cui io credo che sarà più fondamentale ancora del solito la qualifica, perché a Londra sorpassare in realtà non è, a Roma si può sorpassare, l'abbiamo visto, a Londra anche con boost, fan boost e quant'altro diventa complicato, quindi assolutamente credo che Dennis arriverà più che altro per cercare di portare a casa il titolo, quindi dovrà evitare di prendersi troppi rischi, anche se nell'ultimo periodo si è portato, insomma, è tornato al livello a cui ci aveva abituato a inizio stagione, quindi è sempre tra i primi a lottare, quindi assolutamente il titolo è nelle sue mani in questo momento, io credo, se non commette errori, se il team gli permette di fare un weekend, come dire, lineare, credo che i giochi siano ormai abbastanza decisi, ecco. Molto bene, insomma, siamo pronti anche per il weekend di Londra, ricordiamo nell'ultimo weekend, nell'ultimo fine settimana stagionale per quanto riguarda la Formula E. Invece nella tarda serata di ieri si è concluso anche il Gran Premio per quanto riguarda l'IndyCar Toronto con il successo di Lundgaard. Vogliamo fare anche qui un breve resoconto di quanto accaduto in una tappa sicuramente importante per questa stagione. Sì, primo successo per Christian Lundgaard, che riporta il team di Team RAL al successo dopo una stagione che era stata deludente fino ad ora, con pochi motivi di soddisfazione, diciamo. Ha ottenuto una bellissima pole il sabato, perché dobbiamo dire che in condizioni difficili, perché comunque con la pioggia che ha bagnato la pista molto scivolosa e insidiosa, in condizioni in cui anche altri piloti sono trovati in difficoltà il sabato, Palou, e poi apriamo una parentesi su di lui, anche i più esperti sono trovati in difficoltà, lui invece ha ottenuto una pole fantastica, pole che poi ha tramutato in vittoria la domenica grazie anche alla strategia perfetta del team. Dicevo, apriamo una parentesi su Palou, perché Palou è leader del campionato con 117 punti su Scott Dixon, secondo in classifica. Quest'anno diciamo che Ganassi è tornata su standard a cui ci aveva abituato, l'anno scorso è stato un colpo a vuoto, ma si stanno riprendendo molto bene. 117 punti tra i due alfieri di testa, che sono due Ganassi, sono importanti. Palou è rimontato dalla 15ª posizione alla seconda e ha fatto l'ultimo terzo di gara tutto con la vettura, con l'ala anteriore piegata verso la parte destra. È molto interessante, uscirà un pezzo sull'FGP tra poco anche su questa cosa, perché è molto particolare, è stato fenomenale sotto certi punti di vista, perché arrivare secondo con quella vettura così danneggiata, senza avere quindi il grip ideale, perché non lo ha il grip ideale, addirittura in curva 10 praticamente lui l'ha detto, io praticamente mi fermavo per farla, perché queste vetture sono vetture che soffrono in questa situazione. Insomma, c'è un cratere in curva 10, tra l'altro.
Esatto, poi è una pista molto bumpy, no? Molto sconnessa. Qui vedrete adesso le immagini del grande incidente. Scena più bella è Graham Rahal che fa retromarcia, come si fa in autostrada quando si arriva appena dopo il casello alla coda e esce dall'altra parte. Fantastico. E questa è, la potremmo vedere solo in IndyCar, penso, questa scena. Ed è fortunatamente, mi viene da dire, perché è alquanto pericolosa. Avete tante le macchine coinvolte, purtroppo coinvolto anche Blomqvist, che faceva il suo debutto in sostituzione di Simon Pagenaud, che è stato dichiarato ancora unfit per questa gara di Toronto. Stiamo a vedere, perché tra una settimana c'è il doubleheader dell'Iowa Conspeed. Sarà un weekend, a mio parere, decisivo, perché se Palou conferma questo trend, comunque non fa battute a vuoto, andarlo a riprendere poi viene molto complicato, secondo me, perché ha dimostrato di essere forte su tutti i tipi di pista affrontata fino ad ora. Detto questo, qui gli avversari devono mettersi veramente a correre veloce. Newgarden purtroppo è a 9 punti da Dixon, diciamo che la vittoria in Indianapolis è stata importante, ma è ancora leggermente più in difficoltà, anche perché è circondato dai Ganassi. Ed è l'unico di Penske che può impensierire un po' il dominio Ganassi. Purtroppo McLaren anche quest'anno continua ad avere dei problemi e questo non favorisce Pato Ward troppo. Detto questo, come detto, tra una settimana, quindi prossimo weekend, due gare in Iowa, poi si andrà a Nashville la prima di agosto, è un circuito cittadino, quindi si tornerà su un circuito cittadino molto spettacolare, dove vediamo sempre grandi colpi di scena. Palou guida, vedremo Pagenaud se sarà dichiarato fit per la gara dell'Iowa, di Newton, speriamo, perché il francese penso che, spero che, credo che meriti di poter tornare, ha fatto un botto però a Mid-Ohio. Bella botta, importante, sì, sì. Quindi giusto tenerlo. Mamma mia. Settimana prossima, tra l'altro, vediamo che tornerà anche la Formula 1 sul circuito dell'Hungaroring, quindi sarà un altro weekend bello pieno, bello denso di eventi. Sì, assolutamente. Io ho detto a Silverstone erroneamente in principio di puntata. Veniamo da Silverstone. Veniamo da Silverstone, andiamo a Budapest. Andiamo all'Hungaroring e poi subito dopo Spa-Francorchamps, per cui saranno due settimane importanti per quanto riguarda la Formula 1. Pellegrini, commentiamo questa foto? Sì. Eccola, questa è una foto molto molto bella. Stiamo parlando della nuova SC63 Lamborghini LMDH, che correrà nel IMSA, nelle quattro gare di durata dell'IMSA e soprattutto nel FIA WEC 2024, oltre anche alla 24 di Le Mans. Quindi oltre a Ferrari, anche un'altra macchina italiana, finalmente la vediamo, attesa in pista nei prossimi mesi, e poi ci sarà il debutto ufficiale o a Daytona o a Sebring, molto probabilmente sarà Sebring. Comunque vedremo. Attualmente i piloti sono Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti, poi abbiamo Romain Grosjean e Daniel Kvyat, altri due verranno annunciati successivamente, si lascia guardare, non so se voi, se vi piace Nicola, Marco, date un parere, è sicuramente molto bella, telaio leggero. Spettacolare. Veramente bella, veramente bella. Sì, sono, diciamo che come il WEC con questa Hypercar ha fatto centro anche dal punto di vista estetico, perché hanno il pregio di essere belle da vedere, secondo la mia opinione, e soprattutto sono bellissimo, tutte diverse e distintive, cosa che a volte è mancato in Formula 1, nel senso si distinguono bene l'una dall'altra, questo è fondamentale anche per chi va in pista a vederla. L'aspetto estetico anche da questo punto di vista è fondamentale, tutte hanno insomma qualche particolarità che le rende ben riconoscibili, e questo secondo me è un plus a tutto il lavoro fatto dal WEC in questi anni. Ragazzi, ricordiamo che questa macchina è solo l'ultima che è stata presentata nel mese scorso, è arrivata Alpine, BMW e Lamborghini si uniranno al WEC l'anno prossimo, Acura non si sa ancora cosa farà, molto probabilmente sarà nel 2025, e Giotto Fraschini invece anche lei sarà un'altra macchina che dovrebbe debuttare l'anno prossimo nel WEC, attesa l'omologazione di questa macchina che ha girato comunque a Monza insieme a
c'è un Cavernet, Montermini, Maurizio Mediani e anche Marco Bonomi, sono i piloti comunque che hanno lavorato con questa macchina negli ultimi mesi con dei test effettuati a Vallelunga, Monza e Aragon. Ha fatto dei giri dimostrativi a Monza in occasione della 6 ore. Ora ci saranno delle nuove prove. Si andrà a Mugello, si andrà a Monza, si andrà anche in altri tracciati in vista dell'omologazione che dovrebbe venire dopo comunque la fine del campionato, quindi non ci sarà nessun esordio a Fraschini almeno fino alla prima gara della prossima stagione, che sarà a marzo a Losail in Qatar. Prima di concludere questa puntata, numero 425 di Circus, ragazzi, volete dire due parole sul caso Daniel Ricciardo, Nick De Vries? Visto che c'è stato questo avvicendamento in seno all'Alfa Tauri con il pilota olandese appiedato dopo sole 10 gare e il Vai, ritorno Nicola. di Daniel Ricciardo. Che sensazioni avete al di là delle prospettive, delle mosse strategiche, che sensazione avete? Nick De Vries meritava davvero di essere appiedato? Diciamocela tutta, ragazzi. Nicola. No, perché se proprio devi appiedare uno lì E quell'altro. è Tsunoda, nel senso De Vries ha fatto 10 gare. Non penso che sia stata una mossa particolarmente intelligente, però dobbiamo un attimo contestualizzarla questa cosa. Io sono, vabbè, lo sapete, io sono di fede ricciardiana per quanto riguarda il Anche io. motorsport, quindi mi sono assolutamente contento che un pilota di questo genere torni a correre da pilota ufficiale. Allora, la situazione in Red Bull sappiamo com'è. Marco non guarda in faccia a nessuno. Detto questo, però, secondo me quello di Ricciardo è un segnale, è un monito verso Red Bull, verso la casa madre. Perché per quest'anno va bene. Un Perez così può anche essere utile, nel senso non crea confusioni interne. Se nel 2024, incrociando le dita, ti trovi tu Red Bull a dover lottare con altri team sul filo del punto, come è successo nel 2021, e ricordiamo che Perez fu fondamentale nel 2021, non puoi avere un pilota che per 4 volte, 5 volte di fila non entra nel Q2. Quindi devi avere un pilota che ti garantisca un apporto di punti e soprattutto ti garantisca di poterli togliere agli avversari. In questo momento Perez non lo sta facendo. Penso che questa mossa sia un chiaro segnale verso Perez. E penso che De Vries in realtà sia stato messo in panchina, ma lo potremo rivedere in pista molto presto, perché secondo me si stanno manifestando diverse problematiche interne a tante squadre, non solo a Red Bull. Quindi vedrete che sicuramente De Vries, io non credo che De Vries sia fuoriuscito dal mondo della Formula 1 Sì, no, completamente. non lo credo neanch'io, non lo credo nemmeno io, ma per il 2024 poi ci sono tante pedine che potrebbero rientrare in Esatto. gioco, c'è anche il discorso legato a Mick Schumacher, quindi io secondo me vedremo anche dei ritorni di un certo Marco. tipo, potrebbero muoversi delle pedine molto importanti, addirittura avete letto anche in queste giornate rumors provenienti da oltremanica che davano un Lando Norris verso la Ferrari, un Carlos Sainz subito dirottato verso l'Audi Sauber, insomma, sono notizie, rumors da prendere assolutamente con cautela, però è chiaro che inizia a muoversi qualcosa nello scacchiere. Luca, in conclusione, perché abbiamo pochi minuti. Soprattutto in casa Audi Sport, e anche su questo leggerete in IGP qualcosa Ah, in sì, merito. mi Ma raccomando, domani mattina parlando abbiamo notizie importanti sul futuro di Audi Sport, di che GT e concentrerà TCR. tutta la propria attenzione verso Formula 1. Domani un articolo con il nostro Luca Pellegrini che ha raccolto delle informazioni esclusive molto importanti sul futuro di Audi Sport nel mondo delle competizioni a ruote coperte. Quindi questo sarà anche. C'è diciamo molta incertezza al momento, no? Sul No, la futuro. certezza sulla Formula I 1, il piloti resto è sanno poco nulla. tutto. Esatto. I piloti sanno poco nulla, e di fatto Audi ha detto: benissimo, dall'1 gennaio 2024 ho trovato un nuovo lavoro.
Loro come anche quindi un Ha augurio fatto molto qualche bello, no? azienda giapponese in passato, praticamente. Ecco, ho fatto con gente, ma Audi si è abituato a questo, ha chiuso il programma NVDA così da oggi a domani. Io vorrei solo dire una cosa su De Vries. Secondo me è uno dei piloti più versatili che ci sono in giro sul mercato, perché ha vinto Formula E, corre in P2, va forte, ha fatto 10 gare in Formula 1, comunque uno che non ha mai visto la Formula 1 ha potuto dire di essere stato anche su compagno di squadra che è ancora al posto. Quindi è uno dei piloti più versatili che ci sono sul mercato. Io spero magari anche non vederlo più in Formula 1, ma vederlo su una hypercar nel Mondiale Endurance, una hypercar che conta, non lo escluderei. Poi, di piloti versatili al mondo ce ne sono tanti. Uno è neozelandese, secondo me, e non ci sono storie, però il secondo forse deve Molto bene, essere. allora siamo in Neozelandese chiusura. Shane van Gisbergen, perché non sapresti. Vabbè, poi ci fai lo spelling. Sì, te lo faccio in post puntata, dai. Io Va bene. pensavo dicessi Hartley, pensa. Ah, No, non è una battuta la mia. è È un una pilota battuta, è, una, versatile, è un certo, altro Brandon pilota Hartley. versatile, non Sì, come Van Gisbergen, però anche lui è un altro pilota versatile. Mi Ragazzi, avrei siamo in fatto un altro chiusura. esempio, però. Siamo in chiusura, allora mi raccomando, tutti gli appuntamenti del weekend con il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, tutto da seguire, le categorie propedeutiche, domani sera torniamo con Motorbike Circus e ci sarà con ogni probabilità il grande Danilo Petrucci, nostro ospite, ore 21, mi raccomando, Motorbike Circus dopo la trasferta di Imola della Superbike, torneremo nel weekend con i nostri commenti live, grazie Nicola Saglia. Grazie a voi, buona serata. E un saluto anche a Luca Pellegrini. Domani mi raccomando, tutti a leggere il tuo articolo su Audi Sport. Ma non solo quello, grazie, resiste anche con tutti quelli degli altri, seguitici sempre. C'è anche la NASCAR in pista, guardatela. Buonanotte a tutti. Un saluto alla prossima anche da parte mia. E naturalmente Circus torna lunedì prossimo in diretta alle ore 19 su Campione Sport ogni domenica alle ore 20. Un saluto, ciao.